Allora, vediamo qui Venezia che si prende un grande malus contro i napoletani e portano la vittoria, ragazzi, i napoletani. Si portano una vittoria contro i veneziani. Riescono a battere l'esercito Ora. veneziano verso quelle di Boemia. Vediamo tutti gli alleati cosa rispondono. Qui parte svantaggiato con 3.1 di morale per gli austriaci. Dadi buoni adesso attualmente per Boemia. Ma sono troppe truppe probabilmente. Non so, se non arrivano truppe dei vassalli, non so quanto possono resistere. Non so quanto possono resistere. Niente, Boemia cede. E cede, Niente, ragazzi. intanto i spagnoli si trovano in questa guerra abbandonati dai suoi alleati probabilmente. Quali sono gli alleati? Portogallo, Algeria è il suo vassallo e Navarra è il suo vassallo praticamente. Brutta guerra, la vedo brutta anche io all'escamo, la vedo bruttissima, soprattutto per la parte tecnologica che ha recuperato sì, ma militarmente Borgogna e Francia sono a livello 6, sono molto più avanti. Intanto Portogallo riesce a reggere questo scontro. Con la tecnologia militare bassa, Ok. alle truppe ferme lì non può fare nulla se non guadagnare tempo. Questa entrata di Borgogna è un po' strana, secondo alcuni miei punti di vista. Spagna è veramente in svantaggio, ragazzi. Nessuno è stato chiamato alle armi attualmente. Ancora non si sa se qualcuno viene chiamato alle armi. Vedremo come procederà questa cosa. Non so se qualcuno risponderà al fuoco, ma potrebbe essere chiamata l'Inghilterra, magari in alleanza con i francesi. Andiamo a vedere se l'ha messa. Infatti, non li ha come rivali. Questa guerra è tra rivale contro rivale, quindi ha una percentuale in più da prendere contro Spagna, che ha oppato i mercenari in questo caso. Volevo provare a fare una battaglia qui. Non so quanto sia buona una battaglia qui. Appunto, che non ci sono fiumi né vantaggio territoriale. Vediamo, Certo. vediamo. Intanto il Portogallo si becca l'engage da parte di Francia. Se non cade il forte in tempo, qui la battaglia mi sa che è bruttina. Andiamo a vedere, ragazzi. Ai ai ai, meno uno per quanto riguarda il nostro piccolo povero Portogallo. Che infatti le truppe vengono schiattate, ragazzi. Schiattano, sono state schiattate. Non altro da aggiungere. Troppe truppe hanno i francesi. Si trovano troppe truppe in questo caso. L'unica cosa che può fare la Spagna è magari eliminare truppe piccole e guadagnarsi war score dalle battaglie. Ecco, vedi, per esempio, lì sopra è una battaglia molto conveniente. Questa battaglia, se riesce ad arrivare in tempo. Qui si prende meno uno il computer. Sì, qui dovrebbe riuscire a portarsi la vittoria. Intanto i portoghesi trattengono l'esercito dei nemici. Ecco qui il vantaggio per il Portogallo e la Spagna che si portano war score contro il suo nemico. Bene bene ragazzi, bene bene. Vediamo i spagnoli. Intanto cercano di levare più truppe possibile per diminuire il war score, ma non penso che funzionerà ancora. Adesso non credo che funzionerà più. Non funziona ragazzi, purtroppo la Spagna è messa malissimo. È quasi full occupata, tra poco gli prendono una bella parte. Si è arreso la Spagna, ha fatto. Cosa ha fatto la Spagna in questo momento? Si è arreso. Ok, questa è la pace di Borgogna. Castiglia deve dare 900 ducati. Aiaiai, cosa lo indebita tantissimo, cazzo. Gli fa un bel debitone. E la Francia si è preso un casino di province, ragazzi. Si è preso un casino di province. Ha fatto unconditional surrender praticamente la Spagna. Ma non gli conveniva a sto punto continuare la guerra e magari dare solo il 50%. Così ha praticamente dato veramente tantissime province. La Spagna è stata veramente disintegrata, ragazzi. È scoppiata una guerra tra player. Non so se è fake, non credo perché vedo che stanno combattendo. Stanno combattendo ragazzi, sì, ma Ayutthaya rimane fuori da questa situazione, non gli interessa giustamente. C'è un numero di truppe però maggiore per quanto riguarda quelle di Malacca, 20.000 uomini e Machapait 13.000, contanto che comunque ha anche vassalli, quindi potrebbero usufruire dei vassalli nell'invasione contro. Potrebbero sbarcare, vediamo. Sicuramente la flotta di Machapait è molto messa meglio in questo momento, perché ha battuto, già battuto la flotta e ha spaccato le flotte pesanti. Anche quelle da trasporto, vediamo, vediamo come andrà a Una finire. battaglia svantaggiosissima per Malacca, veramente svantaggiosa, ragazzi. Machapait lo sta picchiando.
E qui vince la battaglia, si porta vantaggio da meno 40 a 54 a meno 36. Adesso un'altra battaglia che può essere vantaggiosa, eliminare tutti i mercenari. Questi sarebbero mercenari forse. Dovrebbe essere mercenari. Porca puttana. I mercenari, vabbè non posso vedere. Devo mettere l'altra nazione giustamente. I mercenari, svantaggiosa la battaglia per Majavahit, ma lo sta massacrando ragazzi. Mamma mia ragazzi, GG a Majavahit ragazzi. Si è trovato un nemico troppo forte il dottor Toast. Secondo me è stato un po' un suicidio. È stato un po' un suicidio da parte del dottore. Vedremo come andrà la guerra. Ok, intanto vediamo questa battaglia. C'è una battaglia contro Majapahit. Vediamo chi dei due possa vincere. Se vince questa battaglia, ahiaiai, a livello di morale lo picchia tantissimo Majapahit. Veramente molto più forte le truppe. Intanto non manda quelle 4.000. Ragazzi, ci sono tre guerre civili in India. Ho visto, ci sono tre guerre civili in India che sono assurde. Intanto vediamo, Majapahit sta massacrando le truppe di Malacca. Sta cercando di abbassare Wolfskull il più possibile. Il problema sono le rivolte più che altro per lui, che possono ottenere l'indipendenza. Questa guerra costerà tantissimo a entrambi i player, secondo me. Anche Malacca. Forse Malacca è quello meno punita in questo momento. No, avevo cliccato bene. Intanto, nonostante ci sia il svantaggio di fiume, ragazzi, per Majapahit e anche il numero di truppe, il Malacca sta prendendo mazzate. La disciplina qua si sente anche per quanto riguarda Military Tactic, disciplina e morale a vantaggio Majapahit contro il nostro caro Malacca. Il problema è che non può uppare truppe. Si è abbassato veramente tanto. La flotta adesso non regge più forse il confronto. Vediamo. Vediamo se riesce a reggere il confronto. Ma mi sa che adesso la flotta di Malacca ha vinto la battaglia. Vediamo, vediamo. Ci sono anche 5 navi chiuse nel porto. Non so come non le sta usando. Sono veramente danneggiate. No, non sono così danneggiate. Potrebbe. Forse non si è accorto della battaglia navale. Ecco, infatti, non se ne è accorto forse. Vediamo, qua intanto arrivano altre flotte. Non so se riusciranno a reggere. Vediamo. Questa battaglia navale è molto costosa per entrambe le parti. Sta costando veramente tanto. Tanto a entrambi, ragazzi. Ecco qui, mercenari da parte di Majapahit adesso. Ora possono cambiare, può cambiare qualcosina. Vediamo se riesce a cambiare qualcosina. La flotta di Majapahit vince ancora, ragazzi. Grande Majapahit, continua a vincere le battaglie. Il problema grosso di Majapahit sono le rivolte, ragazzi. Veramente sono le rivolte il suo più grande problema. Allora, intanto vediamo questa battaglia, scusatemi. Svantaggio sempre di fiume per da parte di Majapahit. Ma ragazzi, l'ha sfonnato. Niente, l'ha massacrato. Massacrato. Veramente, l'ha spostare le truppe. È stato tipo una finta praticamente. GG ragazzi, veramente. Bella mossa Majapahit, ha fatto finta di trasportare truppe forse. Ah, ora sta mandando un'altra provincia. Ok, ha cambiato obiettivo. Non vuole fare la battaglia di costa perché prenderebbe tantissimo svantaggio. Anzi, forse vuole portare l'esercito qua sopra e conquistare questa zona. Vediamo, questa mossa è stata veramente una genialata da parte di Majapahit. Veramente una buona mossa. Veramente una buona mossa, ragazzi. Però dovrebbe liberare le province forse. Che qui le rivolte comunque vanno avanti. Dovrebbe liberare questa zona. Se no le truppe di Malacca, guardiamoci, godiamoci questa battaglia in questo caso. Andiamo a vedere, svantaggio per Malacca a livello meno 1 per il fiume. Ma i dati del generale assurdi, porca puttana. Bei dati per Majapahit. Nonostante sia il numero svantaggioso, porca puttana, è Majapahit. Majapahit, porca puttana, ma che è sto esercito, ragazzi? Altro che Prussia, porca puttana, altro che Prussia. Qui vediamo un Majapahit infermabile, ragazzi. Infermabile. Infermabile. Veramente infermabile. Battaglia contro Ayutthaya. Vediamo ragazzi, vediamo. Contro Ayutthaya addirittura, che c'ha comunque un po' di morale e disciplina. Vediamo. Non so come è entrato Ayutthaya. Ha dichiarato guerra? Sì, ha dichiarato guerra a Majapahit, ragazzi. Ha dichiarato guerra a Majapahit. Cosa a quanto particolare come mossa. Per il semplice fatto perché vuole far vincere il suo alleato in questo caso. E ha battuto la flotta di Malacca. Malacca ha veramente pochissimo tempo. Adesso deve giocare la molto passiva. Cercare di stare il più passivo possibile. Perché in questo momento, con l'aggiunta di Ayutthaya in guerra, potrebbe essere un rischio. Mancano comunque 2 anni. Almeno di 2 anni. 1 anno e mezzo immagino.
non ha ancora liberato le province. Qua mancano pochi mesi, 6 mesi. Mettendolo come rivale di Yutaia, proprio è stata un'ottima mossa da Yutaia per aiutare il suo alleato. Immaginavamo tutti una Yutaia che dichiarava guerra a Malacca, che sarebbe stato meglio come scelta praticamente. Andiamo a vedere come andrà a finire qui. Mancano 3 mesi e si possono liberare queste province. C'è un'altra battaglia interessante da parte di Yutaia contro Machapahit, che effettivamente Machapahit ha vantaggio ma poco morale da reggere questa battaglia. Vediamo come andrà a finire. Se picchia molto, sta picchiando tantissimo le truppe, ragazzi. Ha perso diverse battaglie. Vantaggio per i dati di Machapahit, di Yutaia, scusatemi. Ancora vantaggio per i dati di Yutaia. Porca puttana, che dati che gli stanno uscendo, ragazzi. Forse questa non è una guerra fake. Oddio, la guerra contro gli inglesi non è fake, ragazzi, assolutamente. Andiamo a vedere le flotte inglesi che vengono disintegrate, ragazzi, assolutamente. Non me l'aspettavo questo. Non è una guerra fake, ragazzi. Non è una guerra fake questa. Una guerra, ragazzi, inaspettata. Sia per i Burgondi che per la Francia. Gli inglesi, vediamo, ingaggiano una battaglia forse importante. Dove cazzo hanno tirato tutte queste flotte? I francesi hanno fatto una flotta enorme, ragazzi. È veramente inaspettata questa guerra. Non so se anche gli altri sono guerre vere, ma non credo, non sono guerre. A parte il contro l'IA, quindi punti non se ne perdo. Ecco qui che prende svantaggio i francesi, ma il morale che ha i francesi è enorme, ragazzi. Dati vantaggiosissimi. Guarda, per... Oh, è tardi per il Big Blue Blow, eh. Mamma mia, ragazzi, ormai i francesi hanno preso una via e stanno andando in quella via. Cazzo, qui sfortunati gli inglesi, che comunque hanno una parte dell'esercito lontano da casa. Abbiamo visto, non ha una flotta per rispondere a fuoco. Intanto, ragazzi, vi giuro, per me era inaspettato questa cosa, non me l'aspettavo. Qui vediamo un'altra battaglia interessante per la flotta inglese, che è in netto svantaggio contro la flotta francese e Borgondi in questo caso. Qui se l'ha giocata benissimo Borgogna, con insieme alla Francia hanno fatto una guerra proprio OP. Gli inglesi non si aspettavano una guerra del genere. Potevano vincere a livello di flotte, ma si sono trovati in svantaggio per ragioni... Ah, ok, ha ceduto le province a Borgogna. Borgogna si è preso queste province, Kent, Sussex. Ok, ha fatto la pace, hanno fatto pace praticamente. Ha venduto queste province agli inglesi. Gli inglesi subito si sono dovuti arrendere, effettivamente. Hanno perso queste province qua. Poveri inglesi, sono trovati una guerra svantaggiosa. Per quanto anni hanno la tregua... Vedere gli inglesi che attualmente... Sì, è partita la guerra, ragazzi. È partita la guerra. Di nuovo Francia. Francia contro Inghilterra, e Francia ha dichiarato guerra insieme a Borgogna. Quindi, ragazzi, meno 2 per i due player, cosa che ci aspettavamo alla fine. Non era inaspettato, anzi ce l'aspettavamo. Gli inglesi sono isolati. Allora, qua vediamo una battaglia, ragazzi, una battaglia svantaggiosissima per gli inglesi. Ingaggiando, ragazzi, una brutta battaglia. Ok, volevano fare, era una tattica questa. Vediamo, c'è un'altra battaglia in corso, vediamo, forse c'è un'altra battaglia intanto. Andiamo a vedere questa, intanto vediamo, finiamo questa battaglia, che è persissima ovviamente, tra gli inglesi. E intanto hanno staccato, hanno provato ad attaccare lì, c'erano pochissimo morale, 5.1 per Borgogna, ragazzi, assurdo. Disciplina uguale, ma gli inglesi hanno uno svantaggio, ragazzi, assurdo. Era una buona tattica, ma secondo me non proprio migliore, non era proprio una buona idea. Hanno provato a fare il possibile gli inglesi, ma comunque, ragazzi, è durissima, è durissima. Io ripeto, sono l'unica alternativa che può far vincere, secondo me, possono approfittare, sono gli austriaci. Vediamo che gli inglesi puntano a sbarcare qui, ma devono scappare. Ahia, forse li prende, tutti, vediamo se riescono a scappare. Intanto gli inglesi si prendono un engage pesante qui, prendono... Vediamo se li prende... Ah, che no, ha preso solo una parte dell'esercito. Vabbè, perfetto, gli inglesi sono riusciti a scappare, ma... Non riescono a scappare oltre e prendono un'altra batosta in questo caso dai francesi. Andiamo a vedere questa battaglia, non so se ci sono altre battaglie in corso degli inglesi. No, troppo, gli inglesi sono in netto svantaggio anche in questa battaglia per gli inglesi, a vantaggio per i francesi, anche se il terreno è pari per entrambi, nessun malus. E niente, i francesi li stompano male. Ai poveri terra, mi spiace non aver visto le altre battaglie. Andiamo a dare un'occhiata a questa battaglia. Ok, no, non ci sono, ha perso una battaglia, ragazzi. Mi spiace che non riesco a seguire tutto.
Però gli inglesi sono a meno 81% in questo momento. E c'hanno e infatti si arrende probabilmente. Ok ragazzi, un'altra battaglia qui, gli inglesi che perdono con il doppio dell'esercito, perdono con questa battaglia. Veramente assurdo. Comunque arrivano anche Borgogna lì, vediamo. Intanto la pace è stata accettata, ha dovuto rinunciare a questa provincia e ha dovuto rinunciare a un'altra provincia in Inghilterra. Uzbek ha dichiarato guerra a Nepal, si è alleato con Bahamis, Gujarat. Minzica che alleanza che ha fatto. Vediamo ragazzi, vediamo. In Nepal è venuto a aiutare in guerra, addirittura. È entrato anche Orissa, ragazzi. Aspettate, che cosa sta succedendo qui? Sono entrati tutti quanti in guerra contro il Nepal. Andiamo a vedere la mappa così, ragazzi. Sono curioso. Che fa il Manchu? Il Manchu non dice nulla per adesso. Anzi, vediamo. Vediamo, ragazzi. C'è una coalizione super enorme contro questa alleanza. Andiamo a vedere. Tutti a difendere il Nepal. Coalizione. Bellissima coalizione. Qua intanto vediamo la prima battaglia. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere le truppe del nostro caro Bijanagar che ingaggiano le truppe nemiche. Vediamo cosa riescono a fare. Devono eliminare Lia il prima possibile, tutto Lia. Possono pensare all'Uzbek e fare fuori l'Uzbek in questo caso. Andiamo a vedere che l'esercito è in vantaggio per con l'armata di Ayutthaya che picchiano, ragazzi. Meno morale, ma picchiano tantissimo. 103 di disciplina, 101.5 di comparazione militare, cioè militare tattica militare. Questo qua infatti attacca, ragazzi. Andiamo a vedere questa battaglia. Questa battaglia interessante su un forte un po' merdoso per il nostro caro Ayutthaya. Cazzo, prende un bel malus forse. Prende due eserciti e adesso se ne è accorto un po' troppo tardi. Aiaiai, meno uno fiume e meno uno collina. E ha portato tutto l'esercito il nostro caro Uzbek, facendo ritirare l'esercito di Ayutthaya. Forse glielo stacca, forse. Non vorrei dire una stronzata, ma forse glielo stacca. Bellissima qui l'engage, bravissimo Ludwig con l'engage utile. Qui Ayutthaya si è molto distratto, perdendo un esercito totalmente. Infatti adesso si ritira Vijayanagar, costretto a ritirarsi. Dovevano prendere più visione in questo caso, ma comunque niente. Adesso attualmente Ludwig vuole scendere, vuole proprio togliere dalla guerra Vijayanagar. Ma comunque stanno arrivando tutti gli eserciti, sia di Orissa, Ayutthaya, Nepal, Vijayanagar, che comunque stanno scendendo per questa battaglia. Uzbek continua con questa pace bianca, continua a inviargli pace bianca. Ci sarà una battaglia. Non penso che riusciranno a difenderli. Porca puttana, buona sta battaglia contro gli alleati di Uzbek. In questo caso, cioè l'IA di Uzbek. Andiamo a vedere, vantaggiosissima la battaglia per loro. Infatti le truppe nemiche rimangono ferme, Uzbek torna indietro. Questa battaglia non so quanto gli conviene. Potrebbero, sì, infatti sposta le, ritira le truppe da questa battaglia. Bravissimi, questo engage, hanno approfittato di fare un engage giusto, ragazzi. Questo si chiama fare engage giusti. C'è una battaglia interessante qua, ragazzi. È una battaglia bella e interessante. Ha eliminato anche l'esercito di Jugarat. Rimane solo Uzbek adesso l'esercito, cioè che ha uomini. Sono curioso di vedere l'Uzbek se effettivamente può fare pace con... cioè Nepal, quanto... meno 4%, quindi già può togliere una nazione. Meno 3%, praticamente a breve gli alleati del signor Uzbek usciranno dalla guerra. Mai fidarsi a Lia, ragazzi.